c'è un campanello. Aspetta un attimo, ecco. Salve. Buongiorno, ciao. La puoi spegnere, per favore? Non... Sì, ma non... Okay, sei Paolo? Sì, sì, sono Paolo. Ciao, ma c'è la spenta per fuori? Sì, sì, va bene, l'ho spenta. Io non ne so niente di questa storia, tra l'altro qui... No, sì, io... Sì, lo so, parlo francese. Sì, 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 ho capito, ho capito. Però io non so neanche stiamo facendo dei lavori qua e ancora è tutto sotto sopra. Vieni, vieni, comunque. Vieni, vieni. Mi dispiace. No, che... è semplicemente che non ero d'accordo con questa ripresa, no? Quindi, comunque, a questo punto ci sei. Vieni, prego. Ti chiedo scusa, io non volevo creare problemi. No, no, ci mancherebbe, non ti preoccupare. E qui? Sì, vai. Salve. Oh! Ciao! Intervista. Eh sì. Ti aspettavo più tardi, veramente. Sono in anticipo? No, solo non mi sono fatto neanche la barba. Ma tanto non si vede, guarda, te l'assicuro che non... Sicuro, sì. No, io vorrei non aver creato problemi, perché c'era Paolo che mi diceva... No, Paolo, non è un problema quello. No, no, assolutamente. Solo che non pensavo che iniziassi così, subito con la telecamera. Insomma, pensavo che ne dovessimo parlare un po' prima. Eh no, guarda, io preferisco così, perché sennò diventa finta o diventa... Ok, no, no, va bene. Anzi, volevo chiederti una cosa, ma è necessario che tieni questa benda sul viso o no, si può togliere? No, la possiamo togliere. Cioè, è una tua precauzione, diciamo. No, che toglie? Lui non la può togliere perché... Dai, ma beh, voglio dire, è pericoloso, qualunque microbo piglia in questa ma situazione dai, si è abbastanza pericoloso. 5 minuti, su. E vabbè, allora... Io non voglio creare problemi, no, ragazzi. Voglio dire, qui è una questione seria. Aspetta un attimo allora. Cioè, devi stare un attimino attento a... Eccoci qua. Ne avete di galli, galline, eh? Già. Viviamo in campagna. Oh, vabbè, comunque hai una bella espressione, voglio dire, non sembra così, perché per telefono hai detto malato, grave, eccetera, invece sì, ti vedo bene, insomma. Ma sono sereno, sono tranquillo. Va bene, allora la facciamo? Sì. Questa intervista? Eccoci. D'accordo. Questo mi fa piacere. Ascolta, ma è da molto che c'hai questo problema? È da 8 mesi che è conclamato, quindi. Cioè, è da 8 mesi che è andata sempre peggio, diciamo. Ho capito. Fortunatamente con gli ultimi ritrovati medici è un po' andata meglio, no? Diciamo. Sì. Il cocktail, dici? Sì, esatto. Hanno messo a punto questo cocktail per cui riesce a fermare in qualche modo la malattia, anche se i risultati sono alti e bassi, diciamo, non è una cosa, no, costante. Per esempio prima aveva delle eruzioni cutanee i primi periodi, rosse, diciamo. Poi con questo cocktail le ha fermate, ora sono riuscite fuori e quindi... Sono riuscite fuori. Ultimamente, cioè è un fatto di 2 giorni fa, però non ha nessun significato, però sono uscite fuori, quindi ecco, questo significa che la cura... Ma sono usciti fuori o non sono usciti fuori? Sì, no? Sì. Scusa Paolo, l'intervista... No, Francesco. Cioè, sì. Eri contrario all'intervista... Sì, ho capito, qui si parla di dati di fatto, cioè voglio dire...
Vabbè, ma vabbè, aspetta, questo niente, cioè, Paolo. Cazzo significa? Scusa, no, voglio dire, cioè, questa qua, va. Guarda qua, vedi. Ah, sì. È un'eruzione cutanea rossa. Che qualche giorno fa non aveva. Esatto. Anche qua, no, faccio, voglio dire, sì. I dati di fatto vanno, ecco, qui, no? Ah, è vero, è vero. Il discorso qual è? Che non significano nulla queste. Vanno e vengono. Questa è la realtà con cui facciamo i conti tutti i giorni, ecco. Basta, finito. Non intervengo più, basta. Infatti sarebbe meglio, perché mi metto in queste situazioni imbarazzanti, non avevo nessuna intenzione di partire, perché l'intervista è realtà. Se si tratta di eruzioni cutanee, ho capito, ma scusa, guarda di sotto sotto l'intervista è realtà. Scusa, scusa un attimo, scusa un attimo, il telefono, sì, scusate, questa è pronto? Sempre distruttivo. Ah, va bene. A me mi sembrava affettuoso. Sì, sono qui. Sì, no, va quello bene, sempre, indubbiamente, però non ero d'accordo. Sono qua perché c'è adesso c'è l'intervista di Francesco, sì, l'intervista sulla malattia che lui ha voluto, no, con una TV locale. Sto cercando di mettermi in imbarazzo, di far andare male l'intervista. Ecco. Capito. Cose vostre, diciamo, no? Di menage. È da molto che vivete insieme? Sono 4 anni. 4 anni? Ciao. Però, insomma... Chi era? Chi era? Siamo curiosi, Proprio lo stage nazionale. Chi era? Papà! 60 milioni di persone. Era Gloria, Gloria. Ecco fatto. Era Gloria. E chi è questa Gloria? È un'amica, un'amica amica. In comune. No, è un'amica sua. Vabbè, la conosci pure tu? No, che la conosco, mi telefona, ma... sta buono, sta attento, metti il braccio fuori, che non ti agita. Che mi telefona, mi ha telefonato, voleva sapere come stavi, voleva sapere... Era preoccupata. No, mi state, mi state disorientando. Gloria che sarebbe? È una, Gloria è una mia un'amica. È un'amica in comune. Ah, un'amica? Tra virgolette. È un'amica mia perché, nel senso che... Io voglio dire una cosa. Sì. Io sto qui giorno e notte con lui, sì. A parte quando lavoro. Bene, mi capita di infatti uscire. Con Gloria ti ci vedi quando lavori. No, voglio dire. Quando lavoro, lavoro. Quando sto con Gloria, sto con Gloria. È un'altra cosa. Io con Gloria mi ci vedo qualche tanto, qualche tempo, tanto tempo, poco tempo, un'oretta a settimana me lo concedo e basta. La sua valvola di sfogo è Gloria.